Allora, buonasera a tutti. La cosa è divertente perché non riusciamo a collegarci con i nostri amici maschietti. Quindi ci trovate soltanto me, Maria Sciarrato, per l'Associazione Le Tre Torri, stasera per parlare di brigantesse, e con me c'è la mia amica, scrittrice di poesia, che lei, se lei non vuole essere chiamata poeta, poetessa, ora la Brava. chiama scrittrice di poesie. Autrice di un libro di poesie che si chiama Canto di Femmina Briganta, di cui stasera penso che parleremo in maniera estesa. Purtroppo non riusciamo a recuperare i nostri amici. Ecco, abbiamo soltanto online Valentino. Purtroppo Valentino, non so se riesce a salutarci, Valentino? C'è ancora qualche problema, quindi abbiamo ancora, come Forse. dire, abbiamo quindi ancora qualche messo. problema con i Quindi nostri qualche amici. problema con i nostri amici. E invece Fernando, che Invece abbiamo recuperato. Fernando, bravo, bravo. Allora, Fernando, Allora, buonasera, Fernando, senti? buonasera, buonasera. È una diatriba permanente con questa tecnologia. Sai che è un po' un problema, però almeno Almeno dicevamo prima dicevamo con prima con Francesca ci Francesca saremmo ci fatte saremmo una fatta puntata al una puntata al femminile. femminile. Ah, come no? È proprio la giornata adatta, d'altro canto. sembra un Quindi, complotto, una congiura. congiura. Certo. Va bene, Va bene, Fernando. Fernando, Allora, guarda, visto guarda, che sei sei arrivato, che arrivato non che non vogliamo vogliamo perderti, perdere, ti ti lasciamo lasciamo brevemente la brevemente parola la per parola per introdurci. introdurci. Stiamo Sì, recuperando Valentino Valentino Romano, però Romano, nel però nel frattempo frattempo pensavamo di pensavamo andare di avanti andare con avanti la con proposta in qualche la proposta in qualche modo. modo. Sì, Però magari quindi introduci approfittiamo Nanna. subito perché questa linea ballerina ci potrebbe anche dare dei problemi. Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera e benvenuti e benvenute alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, perché oggi è una giornata particolare, l'8 marzo, quindi in primis auguri a Maria e Francesca, anche se giustamente si dice. Le donne non vanno ricordate solo l'8 di marzo, ma vanno ricordate sempre e quindi su questo sono perfettamente d'accordo. Detto questo, in attesa di poter salutare l'amico Valentino Romano, che speriamo che prima o poi si materializzi, entriamo subito un po' nel vivo della puntata, prima che la connessione ci faccia qualche scherzo. Stasera parliamo delle brigantesse, parliamo del brigantaggio al femminile. Diciamo che è un argomento, da un lato, molto, molto affascinante. Ecco qui Valentino Romano che vedo e saluto, non so se ci sente però. È un argomento molto affascinante, dicevamo, ma un po' ancora avvolto nel mistero, perché se noi pensiamo che. Gli studi seri, o perlomeno quelli di un certo spessore sul brigantaggio post-unitario, sono iniziati soltanto nella metà degli anni 70 del secolo scorso, quel grande studioso che fu Franco Molfese, purtroppo sempre troppo poco ricordato. Ebbene, dobbiamo immaginare che se il brigantaggio maschile se ne è cominciato a parlare così tardi, figuriamoci un po' del brigantaggio al femminile, delle brigantesse o di quelle che erano le donne dei briganti. Poi vediamo che c'è una precisa differenziazione fra il concetto di brigantessa e donne di briganti. E uno degli autori, appunto, che molto si è speso per cercare di dare una dignità al brigantaggio femminile è stato proprio l'amico Valentino Romano, e con il suo ponderoso volume dedicato proprio alle brigantesse, diciamo che ha segnato un po' la scia delle ricerche e degli studi relativamente a questo fenomeno. Senza dimenticare anche l'approccio un po' più letterario e forse romanzesco di Maria Sciarrato, che con il suo ottimo libro Fiori di Ginestra, anche lei è riuscita a dare uno spaccato davvero molto esaustivo ed anche molto interessante di quello che è stato questo fenomeno. Io però non mi dilungo molto perché la puntata è ricca di come dire, di interventi e soprattutto ricca di argomentazioni. Per cui io cederei senz'altro la parola all'amica Maria Scerrato, riservandomi, come faccio solitamente, se la linea regge, chiaramente,
di intervenire poi a conclusione, di fare un po', di fare un po' le somme di questa ennesima diretta. Io vi ringrazio soprattutto di essere intervenuti in questa giornata un po' particolare, che per noi della provincia di Frosinone, cara Maria, segna anche un po' l'inizio della reclusione colorata di rosso, no? Perché noi da oggi siamo in zona rossa, a differenza di tutta la regione Lazio, che invece continua ad essere giallo mimosa. Noi invece siamo rossa, siamo rossi di reclusione, diciamo così, e quindi speriamo di poterne uscire fuori e al più presto. E nel frattempo ci divertiamo con queste dirette, che speriamo possano attrarre, catturare l'attenzione e l'interesse dei nostri ascoltatori. A te, cara Maria, ti passo la parola. Allora, Fernando, io prendo immediatamente, raccolgo immediatamente, come dire, l'assist e ecco, cerchiamo anche ovviamente di riuscire a condurre questa trasmissione in una maniera che possa un pochino, ecco, vedo Valentino che ogni tanto, come dire, ci rallieta un po' con la sua presenza. Valentino, riesce a sentirci? No, Valentino è come si dice, frizzato. E allora diciamo che possiamo magari vediamo se riusciamo a condurre la cosa ribaltando completamente la nostra scaletta. La nostra scaletta prevedeva prima una parte introduttiva di carattere storico, con appunto lo storico delle brigantesse Valentino Romano, e poi una parte invece di interpretazione, se volete, in chiave letteraria e poetica del fenomeno del brigantaggio femminile, con la scrittrice di poesie Francesca Croci. Allora, proviamo un pochino con Francesca, magari a, come dire, riscaldare un pochino l'atmosfera. Francesca, adesso la sentirete, ha un bellissimo accento. Francesca è nata a Bologna, ma lei vive oramai da tanti anni a Predazzo, quindi diremmo una nordica che si occupa però di argomenti che sono un po' più a sud del suo, diciamo, della sua area geografica. Ma perché? Perché insomma questo brigantaggio femminile appassiona molto. Ci deve essere qualcosa in queste donne che è un'artista come Francesca, perché Francesca non scrive solo poesie, Francesca fa anche performance artistiche dei suoi stessi versi. Ecco, Francesca che sempre è stata attenta alle tematiche al femminile, si è occupata anche di streghe, a un certo punto è impattata nelle brigantesse. Allora, questo impatto, questo, come dire, scontro, incontro con queste donne, Francesca, come è avvenuto? Com'è che ti sei imbattuta nelle brigantesse e come hai pensato che loro potessero diventare poi protagoniste un po' delle tue opere, delle tue poesie? Allora, buonasera a tutti intanto. La presentazione me l'ha fatta Maria, quindi non starò a tergiversare. Dunque, io diciamo che di base sono sempre stata interessata alle tematiche che riguardano le donne. In particolar modo, ho sempre avuto un'attrazione particolare per le donne, tra virgolette, estreme, cioè quelle che non stanno al loro posto, quelle che comunque cercano autonomamente una definizione di se stesse, anche in modi non politicamente corretti, pur di affermarsi uscendo dal ruolo che via via la società loro assegnava. E questo ha fatto sì che io, che sono una decina d'anni che scrivo dei versi per mio piacere e anche con qualche soddisfazione, mi sono trovata a occuparmi di streghe, anche perché io vivo nella Val di Fiemme, in Trentino, dove all'inizio del Cinquecento sono state arrestate, processate, mandate a rogo una dozzina di streghe. E non starò a dilungarmi su questa cosa, comunque ho scritto una syllogia sull'argomento. Interessandomi alla stregoneria, mi sono documentata anche sulle streghe del Sud, in particolar modo con i testi di De Martino, no? La stregoneria al Sud, e anche del fenomeno del tarantismo. E casualmente sono inciampata in alcune foto di brigantesse.
ovvero quelle foto che voi conoscerete molto bene, quelle che si trovano anche su internet, delle donne brigante che venivano una volta catturate dai piemontesi, venivano fotografate. Queste foto mi hanno colpito molto, un fatto proprio emotivo, lo sguardo, la postura, e mi hanno incuriosito al punto che ho cercato di approfondire questo tipo di capire chi erano queste persone. Ovviamente non avevo gli strumenti perché io vivo lontana, anche se un po' di brigantaggio avevo sentito parlare, non ero proprio così ignorante, però non sapevo che la donna avesse partecipato a questa rivolta. Quel poco che ho trovato l'ho trovato su internet e basta. Poi ho avuto un'altra situazione favorevole, evidentemente erano loro che volevano incontrare me. Perché una conoscente comune ha fatto sì che io conoscessi Maria Scerato, la quale a mo' di Virgilio mi ha guidato nella selva oscura e praticamente prima dandomi degli input così di stimoli vari, suggestioni, mi ha fatto avere il suo libro, con la sua solita passione. E anche il suo entusiasmo, per cui mi ha tirato dentro l'argomento e poi mi ha dato la bibliografia essenziale da consultare, perché avevo già notato, guardando su internet, che c'era molta mistificazione, molta fuffa in giro, e io non volevo, come avevo fatto con le streghe, che ero partita dai processi alle streghe. Non volevo assolutamente distorcere i dati storici, volevo partire dalla verità. E per poi fare un'operazione mia, creativa, di suggestione, di immaginazione e di rielaborazione di questi vissuti. E così, alla fine di un anno di studi e anche di un anno di metabolizzazione di tutti gli input che avevo avuto da più parti, è uscito questo libro, che è una silloge. Una silloge molto si legge velocemente, che comprende 20 racconti in versi, io li chiamo, o meglio, ritratti di brigantesse, ne ho descritte una ventina. Più ho voluto aggiungere a queste 20 donne guerrigliere anche un ritratto di Maria Sofia di Baviera, la regina consorte del re Francesco II, perché secondo me a tutti gli effetti è stata una donna molto battagliera, con un grande temperamento, anche lei è una giovane donna che si è trovata coinvolta in una situazione inaspettata e che ha resistito esattamente come le nostre brigantesse, finché ha potuto, anzi tutta la vita si può dire. Io volevo farti qualche altra domanda. Tu ci hai, come dire, sicuramente chiarito molto bene il tuo incontro con le brigantesse, anche il mio ruolo, ti ringrazio di aver contribuito in qualche modo, ma Tu hai penso scritto che anche la prefazione del mio libro, ricordiamolo. scritto anche la prefazione di questo libro, Canto di femmina briganta per Pavve Edizioni. Però, come diceva giustamente Francesca, io ho fornito anche degli spunti e tutte e due, perché anch'io me ne sono servita per scrivere Fiori di Ginestra, tutte e due ci siamo servite in realtà di un'altra opera che ci ha dato delle ottime suggestioni, che è proprio Brigantesse di Valentina Romano. Ecco, l'opera che anche Francesca ha mostrato molto orgogliosamente. Perché quest'opera cosa ha fatto? Non solo contiene, diciamo, un inventario, se volete, no? Delle figure femminili. Ci sono 100 brigantesse più una miriade anche di manutengole, di fiancheggiatrici. Ma quest'opera soprattutto riscopre un aspetto umano delle brigantesse, che è quello che a noi come artiste, come poetesse, come narratrici ci ha molto interessato. Per esempio, queste brigantesse così di grande forza, di grande coraggio, di grande determinazione, hanno un po' scardinato la figura della donna passiva, della contadina, la subalterna, quella comunque in qualche modo dominata dal maschio. E tu le diresti delle protofemministe, come le definiresti questi tuoi personaggi che ti hanno così tanto, diciamo, colpito, ti hanno così tanto affascinato?
Perché tu ci sei in questa scia, diciamo, di perlomeno se non di femminismo, perlomeno di grande. Sì, beh, indubbiamente. No, no, anche di femminismo si può dire, non è mica una parolaccia, ancora. Anche se. Assolutamente. No, allora, diciamo questo. Io sono, secondo me, una forma di emancipazione di genere c'è stata. C'è stata sì, indubbiamente, però non possiamo dire che è stata consapevole, nel senso che non c'era una presa di coscienza sociale o addirittura politica rispetto a questo cambiamento che queste donne facevano nel momento che operavano questa scelta, no, di raggiungere i loro compagni briganti e di combattere. Quindi io direi che è stata più un'emancipazione individuale. Donne che sicuramente se non fosse successo quello che è successo, sia dal punto di vista storico che di situazioni in cui si sono trovate, loro malgrado, probabilmente questa scelta non l'avrebbero mai fatta. Messe con le spalle al muro, di fronte alla drammaticità e all'urgenza, alle urgenze che si trovavano davanti, hanno fatto questa scelta. Dopodiché, però, quello che a me ha colpito, per cui mi ha spinto a parlarne, mi ha veramente sorpreso, in questo senso ha parlato a me un po' di tutta la forza di noi donne, cioè la capacità di trasformazione, sia del nostro modo di porci di fronte alla vita, agli uomini, alle situazioni, e sia di ridefinire noi stesse all'interno di questa cosa qui. Cioè, solo il fatto che loro di punto in bianco si sono tagliati i capelli e vestite da uomini, come gli uomini 150 anni fa, non è un fatto irrilevante. È un grosso cambiamento. Poi non parliamo del cambiamento psicologico, perché si sono trovati in situazioni in cui hanno tirato fuori una forza, una determinazione, una spregiudicatezza, una resistenza. Francesca, a proposito di queste qualità, no, che stiamo un po' anche tirando fuori, stiamo riconoscendo a queste donne, oltre se non una presa di coscienza, perlomeno a una vo voglia di emergere in qualche modo, voglia anche proprio di dimostrare chi si è. Ma ci leggeresti qualche verso? Ci leggeresti qualcuna di queste donne? Sceglila magari, qualcuna di queste un po' più ribelli, qualcuna di quelle che magari non è stata zitta. Ecco, a me piace molto questo. C'era adesso quel tormentone di Michela Murgia, no? Che parlava Sì, proprio sì. di quando le donne vengono zitte. Allora, c'è una che non si è stata zitta, c'è una che ha voluto in qualche modo affermarsi, o magari una irriducibile, una che magari alla fine, come dire, le cose le ha messe bene in chiaro. Beh, diciamo che quasi tutte. Io potrei leggere la prima parte della poesia che ho dedicato a Elisabetta Blasucci. La cosiddetta Pignatara, siamo in Lucania, no? Più che altro perché secondo me è una di quelle il cui percorso è molto significativo dal punto di vista proprio della donna che prende coscienza della delusione, cioè delle aspirazioni che aveva, che erano aspirazioni di carattere di emancipazione sociale. Con l'arrivo di Garibaldi, vede tradite queste aspirazioni e di conseguenza sceglie il brigantaggio e lo porta avanti. E io la faccio parlare davanti al tribunale, no? Perché io sono tutti versi, non l'ho detto prima, in prima persona. Ogni poesia è una donna che prende la parola. Io non mi pento, rivendico tutto ciò di cui voi adesso mi accusate, eppur molto diverso dalla vita che volevo. Perché se Garibaldi avesse mantenuto fede alle promesse, se veramente avesse liberato il Sud dagli oppressori, virtuosa e remissiva avrei vissuto con il mio Michele, a testa alta, cresciuto i figli nostri.
contenta di versare sudore onesto spaccandomi la schiena sopra quel solito campo avaro ed assetato. Ma infine, ansiosa ed orgogliosa di vederne maturare i meritati frutti e di goderne legittimamente. Ma non andò così. E se i padroni talvolta possono cambiare ed arricchire nella nuova pace, i cafoni restano gli stessi, sempre a combattere la stessa guerra contro il nemico immutato della fame. E con i nuovi identici padroni ecco arrivare nuove divise di soldati in armi e un nuovo re con la sua corte di vessatori e sanguisughe, recanti minacce usate e prepotenza e frettolosi ordini di fucilazione. Io non mi pento. Allora, Francesco, ecco. Con queste parole in realtà ci sono un po' tutte le tematiche del brigantaggio. Perché sì, c'è il anche ribellismo sociale. C'è un po' tutto, ci sono un po' quello quando diciamo, no, di questo fenomeno così particolarmente eterogeneo, al cui interno c'è un pochino di tutto, quindi c'è un po' anche la coloritura ideologica, questo fatto dell'essere occupati da soldati con divise diverse, il nuovo re, i padroni anche, quindi ecco quel ribellismo sociale. In realtà le tue poesie un po' coprono un po' tutti quanti gli aspetti. Senti, ma c'è, no? La Pignataria è una donna sicuramente anche lei, però c'è qualche personaggio che a me piace particolarmente, non ne ho trattato perché purtroppo non è del Basso Lazio, ma è la Pennacchio, ecco. Io avrei voluto, ma adesso vediamo se riusciamo a recuperare Valentina, parlarne. Io volevo proprio parlare di questo personaggio un po' flamboyant che è la Teresa, okay. la Pennacchio, ecco, Filomena. Ma tu hai scritto di Filomena? Per forza, come si fa? È la regina delle selve, come si fa? Bisogna inchinarsi quando si parla. Guarda, ogni tanto Valentino che ci sorride. Vedo. No, beh, come si fa? Ecco, quella è veramente quella che non sta... Io non sto zitta in quel senso, lei proprio le ha combinate tutte, perché non è stata zitta anche quando avrebbe dovuto stare zitta, no? Lo sappiamo bene come è andata a finire per le sue compagne brigantesse, no? Per colpa sua. L'ha fatto, come dire. Porca miseria. Ma no, ma lei era fedele a se stessa. Cioè, lei doveva sopravvivere, lei doveva andare per la sua strada, farsi la sua strada, aprirsi la sua strada, e l'ha fatto fino alla fine. Cioè, questa qui veramente, in quel senso, è stata coerentissima. Dall'inizio alla fine. Cioè, cosa vuoi dire? Vuoi dire che era un infame? Vuoi dire che era una carogna? Che era... Una donna di facili costumi, ma si può dire tutto, però la statura carismatica di sta donna è indubbia, insomma, come si fa? E allora, una poetessa, come ci ha reso questa figura di Filomena, questo monologo drammatico, l'abbiamo definito un po' la... Sì, perché io cerco di dare delle emozioni, devo... Ed è quello in fondo, no? In fondo, come dire, cerchiamo anch'io di ridare dignità a queste donne molto dimenticate, senza però, diciamo, creare falsi miti, rimaniamo nella loro umanità. Allora, Filomena. Vado con la prima parte della poesia, no? Io sono nata per essere guardata, e prima ancora che delle selve, del vostro desiderio fui regina. Fui crudele e pietosa a mio piacere, e se la mia nascita sentenziò femmina e serva, fu proprio il mio sentirmi profondamente donna a darmi la più piena libertà e il potere, senza rimorso alcuno, senza paura, ebbra dei vizi altrui e dei miei capricci, con freddo calcolo oppure con civetteria lasciva, ma sempre con profonda urgenza di rivolta ed amor proprio. Ho dispensato passione, delitto, delazione, clemenza, ruberia, soccorso e guerra. Ho dominato con arroganza sensuale devoti amanti,
solleticato ed spinto spasimanti, così come in battaglia sapevo conquistarmi il mio bottino di guerra con rapida scaltrezza. Filomena Pennacchio, regina delle selve, colei che tutto può, brigantessa che a troppi svela la sua pericolosa grazia e si concede, seppur la posta in gioco non sia equa, seppure la partita sia toccata. Ok, grazie Francesca. E poi va avanti, c'è la seconda parte della vita. Ma questo lo lasceremo poi anche alla lettura, perché anche è È giusto certo. riscontrare gli spunti, ma poi proseguire. Tu hai detto che le tue donne, sono, le tue brigantesse sono 20, e vanno, coprono anche un periodo, un arco temporale molto Sì. esteso, perché va dai primi dell'Ottocento fino al 1924, perché arrivi con la regina Maria Sofia, quindi al compimento della sua vita. E sono donne anche comunque che provengono anche da aree geografiche molto diverse, a volte hanno anche un background diverso, perlomeno come vissuto, seppure provengono dalla stessa classe sociale, hanno comunque dei vissuti diversi, perché c'è chi si fa brigantessa in seguito, magari ecco, all'essere stata disonorata, diremmo, chi si fa brigantessa perché magari segue un uomo, chi si fa brigantessa per fame, eccetera. E allora io volevo sapere, ma la difficoltà, no? Questa è un'opera, come dicevamo spesso, è un'opera che potremmo definire polifonica, dove ci sono tante voci, ma tutte quante si armonizzano poi in questo unico canto. E allora, come sei riuscita a trovare la voce giusta per tutte quante? Perché io immagino non sia stato un lavoro semplice. E No. quel discorso di leggere i libri degli storici è stato, credo, molto interessante. Era intanto imprescindibile, perché io, proprio per onorare queste donne, non volevo assolutamente mistificare la loro storia. Cioè, io volevo partire dai dati storici accertati. Dopodiché il mio lavoro di creazione avveniva sullo stato morale, sulle loro reazioni, cioè sulla parte emotiva della donna. Ho immaginato, ho dovuto leggere, documentarmi, studiare, metabolizzare e poi ho detto l'unica chiave per fare questo tipo di operazione che voglio fare è con l'empatia, con la mia distanza sia storica, sia geografica, sia culturale e soprattutto linguistica, perché erano donne contadine analfabete che parlavano in dialetto e anche dialetti diversi tra di loro. È ovvio che io avrei fatto un'azione molto, molto ridicola a cercare di scimmiottarle. Quindi, cosa ho fatto? Ho detto bene. Io parlo come se mi avessero incaricato di loro con i miei strumenti linguistici e culturali di raccontare quello che provavano. Ho fatto questo tipo di operazione. Le 20 brigantesse a cui mi sono dedicata non sono necessariamente le più importanti, sono quelle che mi hanno permesso di dire delle cose diverse rispetto all'esperienza del brigantaggio femminile, perché come voi saprete meglio di me, le storie si assomigliano molto. In più ci sono pochissimi dati anagrafici delle loro storie verificati e verificabili. Quindi con questi pochi elementi io sono andata a cercare quelle donne che mi permettevano di esprimere un'emozione o una riflessione diversa sulla loro esperienza di vita. Quindi ci ho messo un anno a studiare e un anno a scriverle, perché come voi saprete la poesia ha dei procedimenti diversi dalla prosa o dalla saggistica. Cioè le cose, l'ispirazione deve venire, cioè c'è un giorno che ti arriva la chiave giusta e su quella devi lavorare. Dopodiché è chiaro che io ero molto dubbiosa del risultato, infatti Maria ho dato a te tutto il malloppone, perché ho detto adesso lei si farà una grassa risata, dice senti lascia stare, perché non sapevo fino a che punto poteva essere efficace e credibile l'operazione che avevo fatto, era molto rischiosa, però ho visto che dove ho presentato, dove ho
è piaciuto perché comunque ti dà come dire, delle pennellate, no? Su un affresco, su un mondo di cui molti, soprattutto qui al nord, non sono a conoscenza, che intriga e avvince, perché comunque voi sapete meglio di me che sono storie tragiche, di amori, di tradimenti, di battaglie, cioè è veramente un materiale da un punto di vista letterario molto fertile, molto ricco, pur volendo sempre rimanere al fatto storico. Io non volevo fare il romanzone o il fumettone, ecco. No, Francesca, io invece a me piacciono molto le tue poesie, no? Anche il motivo per cui ho scritto una prefazione, ovviamente, se non l'avessi apprezzato non avrei declinato, insomma. A me piace molto questo lavoro che tu hai fatto, quasi avessi usato le brigantesse come una sorta di transfer, quindi Ah, hai certo. molto lavorato su te stessa tramite le brigantesse, e anche questo è un lavoro di, come dire, un lavorio psicologico no, non da poco questo. E non ti Senti, dico quando ho scritto delle streghe, cosa è venuto fuori di me stessa, perché quando si personaggio. lavora su. Io credo che le brigantesse tirino fuori dentro ciascuna di noi alcuni aspetti importanti. Quindi in qualche modo servono anche a noi donne per riconoscerci un po', per vedere cosa abbiamo dentro. È interessante questa cosa. Io però volevo adesso magari concludere, anche perché abbiamo recuperato Valentino, io sono felicissima che lo vedo in tutto il suo splendore, Valentino, e quindi volevo magari Sì, concludere un pochino facendoti un'altra domanda, una domanda un po' collegata con l'8 marzo. Queste brigantesse sono vittime due volte, diciamo sempre, no? Sono vittime di questa stessa sopraffazione che è stata ai danni di un'intera nazione, dell'intero regno delle Due Sicilie e soprattutto anche di una classe sociale, quella dei contadini, che ha pagato il prezzo più alto di questa unità d'Italia. Ma loro spesso, come donne, hanno pagato anche, sono state vittime anche di un'altra sopraffazione, che è la sopraffazione del mondo maschile. Allora, queste poverine, come dire, nonostante da una parte e da un'altra legnate sulla testa, questa testa però l'hanno sempre mantenuta molto alta, ed è questo, no? Tu dicevi prima di Filomena, ma lì emerge anche un certo carisma, emerge anche, come porca dire, miseria, la personalità, sì. allora, queste donne che, come dire, hanno perso la battaglia, quella legata al momento storico, hanno perso la battaglia ideologica, hanno perso la battaglia sociale, però non hanno forse perso l'altra, perché in qualche modo noi le possiamo definire delle pioniere per il riconoscimento della parità tra i sessi, perché insomma in questo momento loro lo chiamavano il rispetto. No? Ma noi lo chiameremo forse con altre parole, lo definiremo forse la dignità femminile, insomma, avremo altre sfumature per definirlo. Ma tu, tra tutte quante queste doppie vittime, c'hai qualcuna, c'hai qualche asso nella manica, qualcuna che in realtà non c'è stata questo, che in qualche modo si è presa anche Beh, una bella rivincita su questo mondo sì. e anche sul mondo, non solo quello maschile, ma anche su tutto il mondo della sua comunità, su questo, tutte queste persone che in qualche modo l'hanno condannata. Allora, io ho pensato, a parte che ci sono varie situazioni in cui le donne hanno rivendicato la loro esperienza, pur essendo partite da vittime, perché ricordiamoci che molto spesso diventavano brigantesse anche a seguito di un rapimento e di uno stupro, no? Nonostante dopo poi riuscivano nella vita da briganta a recuperare terreno. E so, Maria, che tu ti riferisci alla poesia che io ho dedicato a Maria Pelosi. Maria Pelosi non è a tutti gli effetti una brigantessa, forse dovremmo più definirla una manutengola, nel senso che a me però ha colpito perché lei si è trovata impastoiata in questa situazione perché era la fidanzata di un brigante. E quello che mi ha colpito leggendo il libro di Valentino Romano è appunto che la possiamo definire una pentita, cioè una persona che per via delle circostanze si è trovata invischiata, è stata alla fine catturata, però in quel momento lì, quando tutti la tiravano per la sottana, per non farla parlare, per cercare di coprire la situazione, lei ha avuto uno scatto d'orgoglio.
e a costo di finire in galera, in tribunale ha denunciato quello che le era successo. E allora vi leggo la poesia che le ho dedicato a questa Maria Pelosi, lei in tribunale nel momento che parla. E basta, mo, basta con le minacce e la paura. Accetto di buon grado la galera, pur di affrancarmi dagli sfruttatori, fuori legge non, che pescano nel torbido della ribellione, già che ci sono pure sotto le mie sottane. Mo' elenco i nomi e narro circostanze. Don Mauro, qui presente, il signor sindaco di Fogna, mi usò per gli intrallazzi suoi con i briganti. Quale fu la mia colpa? Fare all'amore con Angelo, con paesano mio nonché brigante. Colpa o sventura? Poiché per soccorrerlo alla macchia venni invischiata in uno sporco gioco di falsità, vizio e potere. Costretta a mio malgrado a prestare doppio servizio, manutengola a un bandito latitante e informatrice per Don Mauro. Galantuomo di facciata in furbesca combutta coi ribelli. E che potevo forse io, cafona povera e ignorante, disubbidire a Sua Eccellenza il sindaco, sempre così solerte e generoso nel fornir viveri al mio uomo e a proteggere me dagli scagnozzi della Guardia Nazionale con la torbida premura sudaticcia del maschio virile, più potente quando è a brache calate? Fetente fu, fetente e traditore, poiché mo vedi che mi trovo lo stesso in tribunale. E ancora più fetente, nonché ruffiano, fu Angelo Croce, il fidanzato, che mi prestò sollazzo dei compari suoi. E che? Non vi bastavo spia e manutengola? Anche mi toccò fare il sudicio lavoro di puttana. Al diavolo tutti quanti, e basta mo. E mo è finita. Io parlo. L'unica soddisfazione che mi posso prendere è di vedervi marcire con me tutti in galera. Viva Maria! Che questa sciagurata guerra è soltanto di malaffare e di vergogna. Dov'è il più sano fra voi che passerà la storia ed il più ipocrita è quello che sotto la camicia pulita c'ha la rogna. Okay. Grazie, Basta. Ecco, grazie. Allora, perché non ho detto che quando lei parla in tribunale c'è la platea scoppia in un applauso, grida Viva Maria, cioè c'è una sorta di, diciamo, di catarsi, no? Dice basta, mi avete tirato di qua e di là, io basta. E mi ha colpito questa storia. Francesco, io ti ringrazio per il tuo Grazie intervento. Come detto, a te. in ogni donna c'è una brigantessa, o almeno Sì. Sì, c'è, la dovremmo trovare, tirare fuori, trovare un po' il coraggio, la grinta, o trovare comunque solidarizzare con loro, ecco. anche, sì. Va bene, adesso sai benissimo di puoi rimanere con noi perché noi abbiamo anche Sì. un momento delle domande, ma avendo recuperato finalmente Valentino, cosa di cui io sono assolutamente contenta, e anche lui perché poverino ha provato in tutti i modi possibili e immaginabili, ecco, lasciamo un pochino, lasciamo spazio a Valentino, guarda, io veramente non so come presentarlo, nel senso che lui è un autore con un curriculum, diciamo, editoriale sul tema del brigantaggio così vasto che io non saprei proprio da cosa iniziare. È anche un nome di grande prestigio ed è famoso come lo storico delle brigantesse, perché ecco, dicevo, continuo a dirlo, grazie a Valentino. Che io, Francesca e molte altre, perché adesso ecco c'è un grande revival sulle brigantesse, è uscito ultimamente un libro di Giuseppe Catozzella, edito da Mondadori, che si chiama Italiana su Cicilla. Quindi c'è sempre questo, diciamo, obiettivo in qualche modo, questo faro sulle brigantesse. Allora, Valentino Romano scrive dei libri, dei saggi storici molto puntuali, perché lui è veramente un ricercatore d'archivio. Valentino riesce a trovare delle cose assolutamente. Io ricordo, siamo stati insieme a Rio Nero in Vulture per un convegno lì. E quando eravamo liberi, insomma, da questi impegni,
c'eravamo e veramente mi raccontava delle cose, delle scoperte incredibili. Poi non tutto riesce a mettere nei libri, ma sicuramente è uno che l'argomento lo conosce e come. Ma il bello di Valentino è che i suoi libri non sono solo molto ben documentati, ma sono soprattutto pieni di grande umanità. È il motivo per cui, ecco, dicevo, abbiamo cominciato a scrivere. Io ricordo un libro che ho qui, che forse è uno dei primi che ho letto, che si chiama Nacquero contadini e morirono briganti, ed è un libro, secondo me, veramente molto inspirational, direi in inglese, cioè un libro che veramente è in grado di farti cambiare la tua visione della cosa. Valentino ha scritto tantissime altre cose, adesso dicevo c'è un elenco lunghissimo, io ho un lungo elenco, ma insomma mi limiterò a dire gli ultimi. Ha scritto anche tante prefazioni, postfazioni, curatele, per esempio del diario di Borges, dell'autobiografia di Crocco, del lavoro di Alexandre Dumas sul brigantaggio nelle province meridionali, ma lui è anche uno studioso di Salvemini e di Giustino Fortunato, visto che abbiamo parlato di Rio Nero in Vulture. Io ricordo queste lunghe chiacchierate dove mio marito pazientemente ci aspettava mentre noi stavamo lì a chiacchierare proprio davanti al balcone illuminato della casa di Giustino Fortunato. Allora, io citerò soltanto quelli degli ultimi anni, ma come dicevo, è un elenco veramente che non sarei qui fino a stanotte. Dal 2016 c'è Briganti e galantuomini, soldati e contadini, storie minime della nuova Italia, edito dalla Ruffa del 2016. Del 2017, insieme all'amico Enzo Di Brango, abbiamo Brigantaggio, rivolta di classe, le radici sociali di una guerra contadina per Nova Delphi. Poi c'è un altro libro molto caro a me, molto caro, che Valentino mi ha donato, che si chiama Dalle Calabrie agli Abruzzi, il generale José Borges tra i briganti di Re Francesco II per D'Amico Editore. E dicevo, è un libro che non solo lo tengo caro perché è un suo dono con la dedica, ma anche un libro per me di riferimento, perché adesso mi sono, come dire, invischiata in una cosa, diciamo, su un legittimista, e quindi il suo libro per me è fonte sempre di ispirazione, anche se poi trattiamo di argomenti che non sono esattamente gli stessi. Ma è il modo in cui è scritto che a me piace molto, perché Valentino ha anche un'ottima penna, anche il suo stesso stile. E infine abbiamo l'ultimo, da una casa editrice di Corato, perché ho dimenticato di dire, ma Valentino è pugliese. Si chiama Un popolo alla sbarra, giustizia militare, la repressione dei contadini briganti in terra di Bari e di Taranto, 1864-1865, edito da Secop. Allora, Valentino, finalmente, finalmente, tutto per noi, finalmente. Allora, io avevo una serie di domande che mi ero preparata, ma a questo punto io proprio cedo completamente, cioè magari cerchiamo di farci proprio una chiacchierata, e tanto per cominciare a dire un po' chi erano le brigantesse. Allora, tieni conto che la nostra trasmissione è di tipo divulgativo, quindi molte delle persone che ci stanno seguendo magari hanno una visione delle brigantesse che è ovviamente limitata, particolare, eccetera. Quindi ci chiarisci un attimino chi sono queste brigantesse, di quali donne parliamo, la classe sociale di provenienza, il loro background, come si diventa brigantesse, che significa essere una brigantessa. Allora, raccontaci. Mi sentite? Sì, ti sentiamo molto bene. Buonasera a tutti, innanzitutto. Sono riuscito a recuperare un tablet da cui collegarmi, insomma, finalmente. Cominciamo subito con le domande difficili, a quanto pare, professoressa. Eh? Io interrogo. Bella domanda. Io, è una domanda che mi pongo da più di 20 anni. È una risposta definita e definitiva, per meglio dire, non ce l'ho, ma un canovaccio di risposta può essere sintetizzato in una parola soltanto: sono donne, donne, semplicemente donne. Queste donne hanno subito, oltre alle condanne pesanti, pesantissime, se volete poi ne parliamo, cui sono andate incontro, 100 altre condanne. E fra tutte la condanna della mistificazione, della
del loro agire, del loro vivere, delle loro pulsioni, del loro essere persone umane. Una prima mistificazione si è avuta nell'immediatezza dei fatti, e che è quella che poi si è sedimentata fino a qualche decennio addietro, cioè quella di donne, di poco di buono, di donnacce, drude, come venivano definite nel linguaggio dell'epoca. A questa mistificazione ne è intervenuta poi un altro disegno uguale e contrario. Sono diventate di colpo eroine, tutte eroine. In una lettura ideologica, troppo ideologica, dei fatti. E la mistificazione più grande nell'uno e nell'altro caso, la mistificazione comune, è quella della categorizzazione. Già la parola è difficile da pronunciare, da pronunziarci, ma per me è comunque una parolaccia, perché non si può mai categorizzare in un unico quadro, in un'unica cornice, tutte le donne del brigantaggio, tutte ciascuna delle quali hanno una loro peculiarità, hanno delle sfumature che vanno colte obiettivamente, senza pregiudizi ideologici. Per capire la portata di questo fenomeno bisogna contestualizzarle, vedere un attimino, ma roba di due secondi, l'ambiente in cui vivevano, agivano e operavano. E mi tornano in mente le parole di Panirossi, che nella sua famosa relazione sulla Basilicata ebbe a dire che la donna nell'economia familiare veniva dietro il maiale. Per quanto possa sembrare brutale, la cosa corrisponde alla verità. Cioè, la donna, mentre il maiale era un elemento indispensabile per la sopravvivenza nell'economia familiare, la donna tutto sommato era qualcosa di cui necessario, ma di cui si poteva comunque... Era facilmente sostituibile anche rispetto era sostituibile, esattamente, era sostituibile. Mi hai preceduto, era sostituibile. Il maiale, una volta perso, il saluto, significava la fame. Allora, se non si parte da questo, non si intende la portata rivoluzionaria dell'agire di queste donne. Guardate, qui abbiamo, io nel libro che tu hai gentilmente citato prima, Le Brigantesse, io ho tratteggiato i pochi frammenti biografici di un centinaio di loro e ho indicato ancora più brevi frammenti di un esercito sterminato di fiancheggiatrici di manutengo, oltre un migliaio. In questi anni non ho smesso, come tu sai, di occuparmi di loro, e ti devo dire che per quelle in armi la cifra si è quasi raddoppiata, mentre si è triplicata di gran lungo quella delle manutengole. Qui anche una brevissima precisazione: noi parliamo genericamente di brigantesse, ma attenzione, il fenomeno delle donne del brigantaggio è assai più complesso, perché dobbiamo distinguere il brigantaggio al femminile almeno in tre grandi sottoinsiemi. Uno è quello delle brigantesse vere e proprie, cioè quello delle donne che si danno alla macchia, seguono i loro uomini in qualunque modo, imbracciano le armi e partecipano alle azioni militari delle bande. L'altra sono le donne dei briganti, cioè quelle che vanno alla macchia, seguono i loro uomini, ma non partecipano attivamente alle azioni militari.
Il terzo sottoinsieme è dato da un'estrema, come dire, da una stragrande, da un'immensa platea di donne che in qualche modo affiancano i loro uomini alla macchia, rimanendo nel recinto del paese, diciamo, del consorzio civile. Le dimensioni numeriche dei tre sottoinsiemi sono facilmente intuibili. Mentre abbiamo una platea ristretta per le brigantesse autentiche, questa platea si allarga un po' per quelle che seguono i loro uomini alla macchia, e si allarga a dismisura per le manutengole. Il dato che emerge, allora, qual è? Che c'è una partecipazione popolare, contadina, visto che si parlava di estrazione, contadina, alla ribellione, al ribellismo contadino. Le donne che cosa rappresentano in questa ribellione? Rappresentano, a mio avviso, proprio quella carne viva, a volte sanguinolenta, che unisce e collega il ribelle al popolo e fa della lotta che i ribelli conducono una lotta di popolo. C'è consapevolezza in queste donne di quello che stanno a agire? Ho ascoltato prima Francesca e sono perfettamente d'accordo con lei. No, queste donne non hanno consapevolezza. Non si può parlare, a mio avviso, di protofemminismo, perché di femminismo, anzi, forse di protofemminismo proprio in senso lato, perché il femminismo presuppone una coscienza, una maturazione, una metabolizzazione della situazione a livello collettivo, e anche una proposta sociale collettiva per superare questa situazione. Ciascuna di queste donne invece reagisce alla propria esistenza, alle condizioni esistenziali in cui è versata, agisce in maniera diversa ed è una lotta singola, una lotta scollegata. Non per questo è meno rivoluzionaria questa lotta, perché sì, se ne accennava prima, oggi c'è una tendenza storiografica che purtroppo leggo anche in accademici di fama recentissimi, in cui si considera la vita alla macchia quasi un'allegra scampagnata. Leggo per esempio in un saggio, non faccio i nomi perché mi hanno insegnato i miei genitori, quando non si può parlare male di qualcosa è meglio stare zitto, quindi evito i nomi. Leggo che molti giovani uomini e donne furono attirati alla vita della macchia dai balli, dalle feste, dal bel vivere che si poteva fare finalmente, liberi da ogni legame, da ogni remora, da ogni regola nella macchia. Ma chi scrive queste cose ha mai letto un documento? Sa quali erano i disagi della macchia? Credo che sia, come dire, un retaggio romantico, un'interpretazione romantica, cultura del brigantaggio. Nella quale tu sei maestra, le figure pinelliane, insomma, sì, ma nulla di più. Allora, pensate a una cosa, è un tema che mi è caro, che è già emerso nelle brigantesse del 2007, ma che sto riproponendo in un altro lavoro che spero di finire quanto prima. Queste donne innanzitutto scontano la solitudine, perché in una società maschilista, in un gruppo di uomini briganti ancora più maschilisti, se possibile, degli altri, queste donne hanno sì e no una o due altre compagne quando va bene, altrimenti agiscono da sole. Penso sono solo, quindi un primo dramma. Poi la mancanza assoluta di privacy,
Noi per usare, per ricordare una che a te, a me è cara, Michelina di Cesare, sappiamo per aver letto quel documento che racconta il quotidiano dei briganti, quello di, del ragazzo sequestrato, di Decina, che Filomena partorì in una grotta su un giaciglio di foglie alla presenza di tutti i componenti della banda. Allora, sempre per dobbiamo contestualizzarci, il parto nel, fino a qualche decennio addietro, ma immaginiamoci come poteva essere a metà 800, era qualcosa di misterioso, di sacrale, dal quale venivano escluse perfino i mariti, e intervenivano a, a cose fatte pulite, per essere brutali. Ecco il vivere nell'assoluta mancanza di privacy, anche i momenti di intimità con i loro uomini scontavano questa mancanza di privacy. E poi a rinnovarsi di ogni luna, nessuno pensa ai disagi della donna che è costretta per cultura, per quello che vogliamo, per riservo, per pudore, a nascondersi, ad appartenersi. La stessa mancanza di acqua, una cosa la stessa mancanza di acqua, ad avere cura del suo corpo. Poi ci chiediamo perché la Ciminelli è morta per setticemia delle vie urinarie. Allora, il fatto che queste donne vengono presentate tutte come coraggiose, no, queste donne il coraggio non ce l'avevano, inizialmente non ce l'avevano, ma hanno avuto la capacità, l'enorme capacità di andarsela a trovare, lo hanno recuperato e si sono proiettate, uscendo dall'interno, si sono proiettate all'esterno, hanno fatto prevalere in maniera diversa le leggi del cuore rispetto alle leggi dello Stato, un po' come Antigone, che diciamo si oppone al tiranno che vuole vietare la sepoltura del fratello, e lei, pur sapendo di andare incontro alla morte, alla condanna, comunque provvede alla sepoltura del fratello. E qui la rivoluzionarietà di queste donne, non nel fatto se fossero ideologicamente antiunitarie, filo borbone, ci sono state, ce ne sono indubbiamente, le Ciminelli per esempio che ho citato prima erano sicuramente filo borboniche, ma dire che tutte fossero filo borboniche e rinchiuderle in un recinto che è troppo stretto per la grandissima varietà di donne che hanno attraversato la macchia. Il è un caleidoscopio, dico sempre, cioè nel senso che poi guardandolo, scuotendolo, vedi sempre figure nuove, figure diverse, interpretazioni anche diverse. A me piace molto il fatto che tu abbia rivalutato l'aspetto, cioè le abbia definite, sono essenzialmente delle donne, che poi nella vita, nella latitanza, loro sono state madri, sono state sorelle, sono state amanti, traditrici, spie, fiancheggiatrici, hanno un gran numero di ruoli. E io dico sempre che secondo me un ruolo molto importante che hanno avuto le donne è stato quello che dicevi tu, cioè il fatto di esserci, la loro presenza, forse qualche volta ha dato anche coraggio a qualcuno, a qualche uomo, a qualche capobanda, avrà dato anche, è stata anche un sostegno importantissimo però, perché la vita, la latitanza, oltre alla difficoltà, diciamo, agli stenti, alla difficoltà proprio fisica della vita, perché c'è mancanza di cibo, mancanza di un giaciglio dove dormire, quando piove sei più o meno alla ghiaccio, eccetera, e soprattutto il sentirsi soli, il sentirsi impotenti, quindi questo sostegno. Ecco perché, guarda, io sono d'accordo, dico sempre con Bennato, quando dice che più forte del brigante non c'è che la sua brigantessa, che a volte la vera irriducibile è stata la donna.
Guarda, io hai citato alcuni nomi, alcuni che già conosciamo, però magari noi siamo un po' più addetti ai lavori, siamo un pochino più addentro. Ce ne racconti qualcuna? Magari ecco la stessa Filomena che è un personaggio assolutamente, come ha ragione Francesca, di un carisma, che alla fine le perdoni pure che ha fatto la spia, insomma. Tu mi fai una domanda sapendo già la risposta. Appunto, Ma io so dove vado a parare, perché ma in effetti, lo so. cioè, il fatto di essere bella, il fatto di essere ardita, cioè in qualche modo te la rende simpatica anche quando fa delle cose che non avrebbe dovuto fare, insomma. Guarda, io ho una propensione particolare per Filomena, ma lo confesso pubblicamente, tu già lo sapevi. Io mi appassiono ogni volta a una donna nuova che scopro, che analizzo. Adesso, per esempio, sto studiando una figura di donna cilentana. Se c'è la mia amica Iola, adesso si metterà in linea, si metterà a C'è la ridere. tua amica, ti posso dire che io sto guardando i commenti, c'è la tua amica e ti saluta anche, quindi sicuramente Viola Bene, Franco. e allora. Necessariamente devo occuparmi, lei sa che devo necessariamente occuparmi del Cilento, non perché l'assassino torni sul luogo del delitto, a volte ci torna pure la vittima, ma è un altro discorso. Torniamo a Filomena. Mi appassiono a ognuna di queste donne delle quali cerco di studiarne i frammenti di vita. Ma Filomena resta comunque, come tutti i primi amori, resta il più grande amore. Perché? Non tanto per ragioni fisiche, insomma, quanto perché il paradigma delle donne del brigantaggio. Lei ha tutte le sfaccettature di ognuna e ciascuna separatamente delle donne del brigantaggio. Tu hai accennato al tradimento. Beh, allora cerchiamo di essere onesti fino in fondo. Sì, Filomena ha tradito, ha collaborato. Però teniamo presente una cosa: prima di lei, e più pesantemente di lei, ha tradito e tentato di collaborare il suo uomo. Schiavone. Mi porta nel luogo dove lei aveva appena partorito, quindi Ma più tranquillo. attenzione, anche qui le mistificazioni. Da Basilio del Zio a De Witt e compagnia cantante, tutti hanno detto perché era desideroso dell'ultimo abbraccio, e allora è nata la storia, la favoletta di Schiavone che si avvia verso il protono di esecuzione, incontra finalmente, viene esaudito nel suo ultimo desiderio, incontra Filomena, si inginocchia, le bacia il ventre pregno e quant'altro. Non è vero. A parte il fatto che, come sto cercando di dimostrare nel libro a cui ho accennato, nel saggio a cui ho accennato, non è nemmeno detto che ci sia stato proprio un incontro fra i due. Ma lasciamo perdere questo dettaglio. Schiavone, attenzione, non, se fosse vera questa ricostruzione romantica, pseudo-romantica, melenza direi io, avrebbe soltanto indicato il luogo dove era ricoverata Filomena. E invece Schiavone fa il nome di tutti i suoi compagni, di tutti quelli che conosce, addirittura indica pure i monaci di un monastero. Mi dovrebbero lì vicino come presunti manutengoli. Perché? E non è un giudizio morale il mio, perché in questa vicenda io credo che, non lo storico perché non sono lo storico, ma appassionato di storico, quale ritengo di essere, non debba dare giudizi morali, debba solo constatare i fatti. Schiavone
Il tentativo, compie il tentativo umano, umanissimo, comprensibilissimo di salvare la Bellaccia. E allora parla, fa i nomi di tutti, ma fa i nomi di tutti, non fa il nome soltanto di Filomena. E mettiamoci nei panni, prima di giudicare in un senso o nell'altro il tradimento, mettiamoci nei panni di questa donna. Questa donna che in sostanza ha avuto un solo amore, forzato, come dice lei nell'interrogatorio del processo, perché Schiavone l'avrebbe rapita con la forza, usata violenza. Volontario, o volontario come si vuole, ma questa donna ha avuto soltanto Schiavone. E non tutta quella storiella, storiaccia inventata dei tanti amanti precedenti, Crocco, Caruso, Duello Rusticano, e quant'altro. Non ci sarebbe niente di male, intendiamoci, se avesse avuto altri uomini, ma lo dico perché non è così. Perché non risponde a verità. Quindi questa donna ha avuto soltanto quest'uomo. Con lui ha condiviso l'avventura nelle selve della baronia. Probabilmente se ne è innamorata veramente. E lo ha seguito, lo ha spinto, lo ha sorretto, come tu accennavi prima, lo ha incoraggiato. A Sterra Cavallo era lei che conduceva l'assalto alle truppe piemontesi. Era lei che in altre circostanze consigliava a Schiavone di lasciar perdere. Schiavone mio, c'è cioè, riportato una testimonianza, Schiavone mio, si è fatto tardi, andiamocene, basta, che dobbiamo fare? Allora, per questa donna, Schiavone era diventato il suo mondo. Mettiamoci nei panni di questa donna, che vede crollare il suo mondo. Certo, sicuramente, beh, sicuramente, cioè il parlare, insomma, in qualche modo è stato, non dico una vendetta, ma perlomeno forse anche una liberazione, anche perché le ha poi aperto le porte del carcere, quindi sicuramente posso dire forse il momento della sua vita. È stata una liberazione, un manifestarsi, un parlare, quello a cui accennava Francesco prima, mi è piaciuto tantissimo quel passaggio della parola. E finalmente dare voce a se stessa, al proprio essere, al proprio io. Dice: io parlo. Anche perché quando parla, poi dice delle cose pesantissime. Mette a nudo tutto quel reticolo magmatico, nebbioso di complicità interessate dei cosiddetti galantuomini, Certo. Sì, indica secondo me tutta la. anche nell'ultima poesia di Francesca, no? Questa donna, che io questa Certo, mettiamo così, che io sono bella contento, chiave, non racconta. avevo letto Francesca e ti chiedo venia, ma farò in modo di procurarmi il tuo libro, anche perché gratifica un po' il mio narcisismo il fatto che tu abbia fatto una poesia traendolo da una storia Viva Maria, era il tuo, no? Lei dice proprio che... Aspetta, Francesca, che ti ha tolto il microfono. Ecco qui. Il narcisismo è alle Francesca stelle dice che... stasera. Sì, beh, vabbè, sono onorata, adesso Maria eventualmente, oppure glielo mando io, insomma, il mio... Tanto è un libretto che legge in un'oretta, legge... Ad una condizione, se mi dai del tu, perché se no Sì, non scusi. quindi No, no. No, la torniamo Pelosi mi prima. aveva colpito. E se posso intervenire sui tradimenti, se vogliamo proprio risalire all'inizio, c'è anche Rosa Giuliani che ha tradito Ah, Schiavone. infatti. Quindi voglio dire, è tutta una catena alla fine. Questa cosa. Sono storie bellissime, secondo me, della quale meriterebbe un approfondimento e forse non la facciamo. Una catena che dimostra l'umanità di questi esseri. Sì, ed è Perché quello, è quello. quando si criminalizza o si eroicizza ciascuno di questi esseri, diciamo, il tradimento diventa un fatto marginale, non dovrebbe esistere a questo punto, sia se sono criminali, sia se sono degli eroi. E invece. Riconducere comunque a una generalizzazione, uno stereotipo, è tradire poi effettivamente loro, queste donne, no? Quando noi le interpretiamo generalizzando. Ma vedete, c'è un altro
tradimento, tra virgolette, che mi ha fatto, non lo so dire, anche a distanza di anni, se mi ha fatto tenerezza, comunque mi ha procurato un brivido. Io, tu lo sai, Maria, io ricercando negli archivi, nel centrale dello Stato, ho trovato la lettera di Manfra a Maria Nina della Bella. Mo, diciamoci tutto, Maria Nina della Bella era bella, va? Ma mettiamola così, cioè non era propriamente una brigantessa, per come la intendiamo noi. Comunque era, per un certo periodo, la donna di Antonino Manfra, il quale tra l'altro non era nemmeno una mammoletta, uno che la mandava a dire, insomma, no? Era uno... in questa lettera, questa è una lettera tenerissima, ma tenerissima già nell'aspetto, perché è merlettata, come quelle che si usavano una volta, che noi, tipo quelle di Natale, che noi cercavamo disperatamente di mettere sotto il punto. Sì, che io ho anche pubblicato su Facebook, chiunque è collegato con me su Facebook può andarle a vedere nelle mie foto. E Manfra, feroce Manfra, dice: ma come fa Maria Nina, a un certo punto, che fa? Fra le scomodità del giaciglio alla macchia, la comodità delle piume di un letto borghese, sceglie il secondo. E addirittura si promette o sposa addirittura il nemico giurato di Antonino Manfra, cioè il sindaco del paese, che è quello che lo perseguita ferocemente. E Manfra scrive la lettera, dice: aggraziatissima moglie, già sto fatto di definire una che l'ha tradito aggraziatissima moglie, beh, ci vuole coraggio. No, però maschilista nel dire questo, però permettetemi, no, non avrei scritto, io non avrei scritto, avrei scritto soltanto il nome, insomma, giusto per essere corretto. Dice: ma come hai fatto? Con quale coraggio? Dici: io che ti ho fatto diventare la regina dei boschi, perché uno delle ricorrenze nella storia delle donne del brigantaggio è questa, che diventano tutte regine dei boschi. E io, con quale coraggio mi guarderai dopo che ti ho dato tutti gli onori ecco, ti ho dato, nella mentalità maschilista, sì, cioè il fatto di essere stata la mia donna ti ha elevato nella considerazione sociale, c'ha un senso, non è che mi ha detto una cosa. Ha un senso profondo, adesso sarebbe lungo parlarne, ma ha un senso profondo, no, e non del tutto errato. Infatti. Comunque ti ha tolto dall'anonimato, dalla massa, no? Mettiamolo così, senza approfondire ulteriormente. Poi pare che Maria Nina fosse incinta al momento dell'abbandono, e che abbia, pare, che abbia contrabbandato come figlio del sindaco il figlio di Manfra. E dice: ma io, guarda, io non ti dico niente, non ti porto ancora. Una cosa però voglio: mi raccomando a mio figlio, come lo devi trattare, proprio in termini, detto proprio in maniera popolare, come lo devi trattare? Perché ma stai tranquilla che fin tanto che il Signore mi dà vita, io gli darò scritto nella lettera più o meno sgrammaticata, la mensate sarebbe l'assegno di mantenimento di oggi, no? Ma come un brigante che si preoccupa, questo la dice tutta sulla pretesa mancanza di umanità di questi uomini e di queste donne, no? Poi chiude con una cosa che mi ha fatto rabbrividire quando l'ho letta, e mi fa rabbrividire sempre. E mi raccomando,
quando nasce, mi devi dire a chi si rassomiglia. Voleva essere certo, no? No, quello è un altro aspetto che se vuoi ti racconto poi, quello della certezza. Ma perché? Perché quest'uomo che sa che i suoi giorni sono pochi, sapendo di avere un figlio che gli rassomiglia, è un po' come se non morisse, come se avesse la certezza di non morire. Di non morire, è il futuro, no? È la speranza. È il futuro. Allora, questo è. Filomena. Le tue storie sono bellissime, però noi siamo quasi arrivati al termine. Allora, tu ci prometti che oltre Brigantesse stai scrivendo altro? Cosa ci racconti? Sì. Perché noi allora, che... siamo avidi delle tue, dei tuoi scritti. Io svelo un segreto che ormai è di Pulcinella, poi tanto non ci sta sentendo nessuno, per cui non posso tranquillamente io sto tentando di finire, a parte una riedizione di quello con le schede, diciamo, biografiche, con i frammenti ulteriormente trovati, ma soprattutto una storia delle donne del brigantaggio, prendendo come filo conduttore le vicende proprio di Filomena Pennacchio, dall'avventura fino alla morte cosiddetta borghese. E qua me lo devi consentire, tempo 2 secondi te li devo rubare. Una cosa che mi diverte è che moltissime, tra virgolette, brigantesse di Facebook avevano nel loro profilo il nome Filomena Pennacchio. Sono sparite quasi tutte, perlomeno quelle che frequentavo io, da quando hanno scoperto che, da quando si è saputo, cioè, che Filomena Pennacchio, dopo aver scontato nel carcere di Torino, non Penestrelle per inciso, solo Cicilla, nemmeno Cicilla, vabbè, ma quello poi lo leggerai, dai, quello me lo leggerai, oppure ne parleremo quando ci incontriamo. Dopo 11 anni andò sposa a un commerciante torinese e morì a Torino nel 1915, mentre si accendevano i fuochi della seconda guerra mondiale. Questo ha provocato il crollo del mito, perché la brigantessa, la regina delle selve, irriducibile, come ha tradito un piemontese e borghese, pure doppio tradimento, borghese, piemontese. Che più ne ha, più ne mette. È diventata anche una dama di carità, addirittura questo. Faceva anche una dama di San Vincenzo, ma quasi. No, vabbè, nel certificato di morte è scritto che addirittura della benedizione papale. Vabbè, che era una cosa, ma diciamoci fra noi, che non ci sente nessuno, che era una cosa che si dava a tutti, ma bastava pagare il prete di turno, il parroco di turno, un pochino, qualche soldino, e si dà. Però il dato importante e serio è che questa, come tante altre donne, si dettero una seconda chance, cioè questo ebbero il coraggio di darsi una seconda chance di vita. Sì. Su questo non c'è mai riflettuto, sono in pochi quelli che ci hanno riflettuto, perché hanno cristallizzato la vita nello spazio dell'avventura, il prima e il dopo, non l'ha visto quasi mai nessuno. Il libro cerca di parlare anche del prima e del dopo di questa donna. Anche del dopo, soprattutto del dopo, perché poi Filomena non è l'unico esempio di reinserimento nella comunità. Ce ne sono altri, Ellis, ci sono tanti altri esempi. Assolutamente no. Assolutamente no. Sarebbe bellissimo starti qui a sentire, però noi ci come dire, tutti quanti poi ci dicono che siamo lunghi, noi dobbiamo fare un po' più corte. Tagliamo.
io ti saluto, cioè rimanete ancora un secondo, magari affidiamo le conclusioni di questo nostro incontro a Fernando, perché solitamente ci ha aperto questo spazio al femminile e magari ecco, gli chiediamo anche di chiuderci un attimino È sensibile all'apertura al femminile, Fernando. Dai, adesso non questa cosa. Io guarda, come dire, ti teniamo presente Valentino perché vorremmo che magari ci parlassi anche oggi, quella di oggi è stato un incontro, un'introduzione, molte cose forse non sono nemmeno passate nel modo più chiaro possibile, che magari per noi che conosciamo certi avvenimenti è tutto molto così, molto lineare. Lo è magari meno per chi non conosce bene tutte queste figure, però io credo che quello che è passato sicuramente e che al di là di questa, diciamo, un pochino, al di là del fatto che molti si sono impadroniti del tema delle brigantesche, noi Noi abbiamo abbiamo donne che sono esattamente quello che hai detto tu quando hai iniziato, hai detto le brigantesse sono donne, quindi le dobbiamo un po' capire in questa ottica femminile, quindi ci sta anche il tradimento, ci stanno anche tantissime di queste cose. Questo mi comprendere, prende... non giudicare, non giudicare, No, comprendere. non giudicare, comprendere mi piace molto. Allora io penso che ci possiamo dare appuntamento, possiamo dire che magari ci risentiamo con te in qualche altra occasione, magari quando anche tu stesso pensi che ci sia magari qualche tematica da proporre. Lascio la parola a Fernando che ho mutato, beh, adesso gli ridò la parola perché io mi approprio di questo. Se ci sono persone che vogliono fare domande, noi diciamo sempre, lasciamo sempre un 10 minuti per chi vuole in qualche modo, ha qualche dubbio, qualche perplessità oppure vuole semplicemente magari interloquire. Io le domande vanno scritte nei commenti, io le leggerò ad alta voce. Allora, prego Fernando, è tutto tuo lo spazio. Allora, il convegno è stato interessantissimo, sia la parte con Francesca che con quella con l'amico Valentino. E quindi le considerazioni da fare sarebbero tantissime, cara Maria, cioè ci vorrebbe un altro convegno. Io però me le sono sinteticamente appuntate, giusto per fare una chiosa, diciamo, di questa diretta. Innanzitutto, dobbiamo precisare che è opportuno fare una differenziazione di carattere temporale. Questo lo dico soprattutto in relazione alle 20 brigantesse che ha analizzato Francesca Croci, perché il brigantaggio post-unitario non può essere confuso né con quello del 1800-1820 né quello un po' più vicino a noi dei primi del Novecento. Quindi sono dei fenomeni completamente a sé stanti che vanno considerati nella loro giusta dimensione. Brigantesse femministe? Assolutamente no, né femministe né assolutamente proto-femministe, erano donne del loro tempo, erano donne, magari vogliamo dire, della tradizione, erano donne del loro tempo che vivevano in quel tempo, quindi non c'era nessuna rivendicazione dell'essere donna a tutto tondo, come abbiamo imparato negli anni 70, 60, 70, ecco. Io chiaramente vado molto, molto sinteticamente, altrimenti non ce la facciamo. Era una scelta complicata quella di salire la montagna? Assolutamente sì, complicata e rivoluzionaria, ragione Valentino Romano. Perché se è vero che qualcuna come Filomena Pennacchio, forse qualcun'altra, non tante a dire il vero, hanno potuto reinserirsi, la gran parte non si è reinserita perché veniva letteralmente bandita dal consorzio civile. Perché se una era andata sulla montagna, che fosse stata costretta o che ci andava per seguire il fidanzato, il compagno. Attenzione, molte volte nei processi viene detto che la donna era stata rapita e stuprata proprio perché si voleva togliere dalla donna la responsabilità e la si voleva impartire al brigante che magari era morto, era in carcere. Quindi attenzione ad analizzare anche in maniera, come dire, asettica i verbali, perché i verbali erano fatti dall'autorità di polizia, per cui da un lato c'era quello che volevano far scrivere le autorità. Dall'altro c'era quella che la brigantessa diceva,
per cercare di avere, come si dice, uno sconto di pena, delle condizioni più favorevoli. Un'altra osservazione, io mi sento di farla sulla morale, ma non sulla morale in senso spicciola delle brigantesse. È vero, come dice Valentino, che non bisogna giudicare, ma bisogna osservare. Giudicare non ci si può ergere a censori. Però, francamente, neanche si può fare, a mio avviso almeno, l'apologia del tradimento. Perché a un certo punto, se giustifichiamolo, forse sì, ma non ne facciamo un'apologia, altrimenti a Michelina di Cesare gli dovremmo fare un monumento alto 50 metri, tanto per dire. Quindi, tra i briganti, no? Se noi consideriamo i briganti al maschile, quello che a me personalmente è meno simpatico è Carmine Crocco, tanto per dire. Io ho molta più stima per il sergente Romano che non per Carmine Crocco, ma non perché io non giustifichi Carmine Crocco, ma perché la fine di Domenico Romano e sergente Romano è stata eroica e non con quanto quella di Crocco. Insomma, cerchiamo di capirci qua, poi ognuno ha le sue simpatie, ha le sue antipatie, che io uno preferisce una cosa, uno preferisce un altro aspetto, però insomma io alle persone che tradiscono la causa, e non perché si sia andati in sposa ad un piemontese o a qualcosa, queste sono stupidaggini che non hanno, come quelli che si sono cancellati dal profilo Filomena Pendacchio, stiamo parlando di cose proprio senza alcun significato. Quindi io, siccome ritengo Valentino Romano uno studioso serio, preparato e che ho avuto occasione più volte di presentare i suoi libri, quindi conosco bene il rigore. Ecco, io mi auguro che lui finisca presto questo suo lavoro, perché vogliamo vedere come dipinge questa Filomena Pendacchio, perché a questo punto mi hai fatto sorgere, come dire, la curiosità legittima di vedere come la tratti. Abbiamo già capito che tu te ne sei innamorata. Però cerca di distaccarti un po' dalla tua infatuazione. Chiaramente scherzo, è una cosa così, giusto per il giorno della donna ce lo possiamo permettere, insomma, ecco, tutti qua. Hai ragione perfettamente quando dici che non tutte le brigandesse, non tutti i briganti sono stati eroi. Quando mi si fa la domanda nei convegni, la domanda che più si sente dire è: ma erano eroi o erano malfattori? E io rispondo: guarda, mi deluderò, non erano né l'uno né l'altro, quindi nella gran parte dei casi, insomma, ecco. Quindi queste generalizzazioni, queste ghettizzazioni, questi schematismi troppo rigidi non vanno bene, a maggior ragione per un fenomeno complesso, variegato, denso di implicazioni, quale è stato il brigantaggio post-unitario. Questo mi sento di dire in rapida sintesi. Chiaramente le cose da dire sarebbero ancora tante, ma ci fermiamo qui per non urtare, come dire, per non usurpare o andare ad annoiare ulteriormente i nostri ascoltatori. Grazie Fernando, in realtà il tempo è tiranno, quindi noi dobbiamo, purtroppo non c'è il contraddittorio, che io invece volevo, come dire, controbattere a te alcune cose, però insomma ce le lasciamo così. Io torno sempre con questa metafora del caleidoscopio. L'argomento attrae molto ed è un argomento molto colorato, ma anche come si fa col tubo del caleidoscopio, che tu lo, come dire, lo muovi, lo scuoti e i frammenti che compongono immagini ogni volta diverse, un po' succede col brigantaggio, quindi sono anche tante letture, azioni degli stessi eventi. Bisogna mantenere un po' la barra del timone, riuscire un po' a capire. Però è ovvio che ci sono sensibilità diverse anche di chi filtra, di chi legge questi avvenimenti, e quindi è ovvio che poi le letture sono ovviamente, come dire, un po' si discostano un po' l'una dall'altro. Allora, siamo arrivati veramente al termine e io dicevo ringrazio tutti, ringrazio ovviamente Fernando perché ci ospita nel suo spazio dell'Associazione Le Tre Torri, che è uno spazio che mi sembra sempre più frequentato.
abbiamo un buon riscontro, anzi noi, come dire, stimoliamo anche la partecipazione, se volete sottoporci argomenti di partecipazioni, magari alle nostre dirette, siamo ovviamente disponibili. Ringrazio ovviamente Valentino Romano perché i suoi interventi sono sempre occasioni per noi per approfondire, andare a vedere nei dettagli, perché effettivamente lo è così. Lo ringraziamo anche molto dei libri che scrive e li aspettiamo ansiosamente, soprattutto questo su Filomena che ormai ci ha intrigato tutti quanti. Ringrazio. Posso dire Prego. una cosa? Visto che Fernando ha fatto una provocazione bellissima, uno dei prossimi appuntamenti può essere quello di parlare di Crocco. Benissimo, io penso che sia un assolutamente che vada, guarda, a me interessa tanto. Tu sai che sono una regionalista, cioè il fatto che Crocco si venga a consegnare a Veroli e il fatto che ci sia il suo famoso luogotenente, l'anziano Bosco, di cui parleremo, perché Fernando sa che io qualcosina ho trovato, qualche cosettina ho trovato, ci dà Sono un'ottima curioso pure occasione. Scusami? Sono Sì. curioso pure io. Da una occasione ovviamente per parlare di questo personaggio, anche personaggio secondo me importante, e anche questo è entrato nella leggenda, nell'immaginario, quindi anche Crocco va visto, uno poi che scrive, ammesso che abbia scritto lui, ma insomma uno che tradisce, che rimane in galera e zitto, non dice niente, cioè tante cose si possono Mi permetterà di parlare pure del tradimento? Perché poi dire. dobbiamo andare E questo lo dobbiamo vedere. a vedere se Crocco tradisce o è coerente con i suoi obiettivi di sempre. Certo, Vabbè, questo è molto non interessante. chiudiamo. Valentino ci hai dato ottimo spunto. E allora io ne approfitto e saluto per ultima Francesca, la cara amica Francesca con la quale abbiamo sentito dire che ormai siamo amiche di brigantaggio, ecco, possiamo dirlo, vero Francesca? Siamo amiche nel brigantaggio. Anzi, io spero Ok, che sì, Francesca prima o poi un giorno ci incontreremo di persona, spero, ci che mai sei dovevamo vedere. diventata. Era in Calabria, dove dovevamo vederci? C'era Io quell'occasione. dovevo venire giù, poi non sono venuta, forse in giugno, vediamo, se vado in giù mi fermo, giuro. Speriamo. Va bene, Va allora bene, tutto e tu non avanti sei noi. venuta a Trieste. Prima o poi verrò anch'io. Allora, ringraziamo ovviamente anche tutte le persone che hanno avuto questa, come dire, grande bontà perché siamo andati un'ora e mezza abbastanza lunghi. Io devo dire che avevo sempre sott'occhio quel numero delle persone, devo dire che, come dire, ci seguono sempre in tanti e ne sono contenta. Spero di aver creato, che abbiamo insomma insieme creato in qualche modo interesse intorno all'argomento. Ovviamente non vogliamo essere esaustivi di niente, ma soltanto, come dire, dare uno spunto di riflessione. I libri da leggere ve li ho fatti tantissime volte. Io direi, guardate, leggetevi proprio questi due, dov'è l'altro, quello di Francesca. Leggetevi Pronti. perché sono anche dei bei libri, non sono soltanto per il contenuto, ma guardate, io continuo a dire, io ci tengo la bella scrittura. Un libro non deve avere soltanto un contenuto, ma deve anche essere, come dire, capace di avvincerti, di tirarti dentro il suo mondo. E questi due, ognuno a suo modo, con la poesia o con la saggistica, entrambi lo fanno. Grazie a tutti e buonasera.